precisazioni riguardo proprio il ritiro dei documenti e le eventuali marche da bollo da dover pagare. Sì, noi avevamo fatto un regolamento che teneva conto dell'applicazione corrente, però l'interpretazione normativa ha reso evidente che purtroppo, e non è, dipende dalla volontà dell'amministrazione, quando il cittadino chiede qualsiasi atto o rinnovo di qualsiasi tipo di permesso alla pubblica amministrazione, quindi non solo ai comuni, deve necessariamente rilasciare una marca da bollo, quindi apporre una marca da bollo sia nella domanda, nell'istanza che viene fatta, sia nel titolo che viene rilasciato. E quindi questo fatto di appesantimento, sono tutte risorse che ovviamente vanno nell'erario, allo Stato, questo appesantimento sicuramente rappresenta un elemento di penalizzante e quindi noi, per venire incontro a questo fatto, ripeto, indipendente dalla nostra volontà, ieri abbiamo deciso di ridurre il permesso per la prima auto a portarlo a 10 euro, 10 euro che si spalmano in 3 anni, quindi praticamente sarebbero 3 euro l'anno, insomma, ecco, il permesso per la prima auto. Però è chiaro che la marca da bollo, ovviamente, nel caso di uno fa un'istanza non solo per la prima auto, ma anche per la seconda o anche per la terza, perché fino alla terza si può arrivare, logicamente è sufficiente una sola marca da bollo. Quindi di fatto abbiamo tolto con questa diciamo, delibera di ieri un costo per il cittadino, perché la prima auto poi alla fine ce l'hanno tutti, insomma, chi risiede nel centro storico, che ha bisogno di questi permessi, abbiamo tolto un costo di 24 euro. È quello che potevamo fare. I 10 euro che rimangono sono di fatto il costo materiale che uno deve pagare anche quando perde il permesso, quando viene chiesto il duplicato, eccetera. Quindi abbiamo fatto il massimo possibile per venire incontro ai residenti in quest'ottica, però che purtroppo non dipende dalla nostra volontà, di una pesantezza, diciamo, nel carico tributario, fiscale, insomma, legato alle marche da bollo che ognuno di noi deve pagare quando va a chiedere degli atti.